Buongiorno ragazzi, qui è Alessandro di Social Media Ex Italia e quest'oggi andremo a parlare di come proteggere il proprio account Instagram evitando che qualsiasi persona possa rubarvelo. La maggior parte delle persone quando crea un account Instagram crea anche una mail associata ad esso e sempre questa maggior parte di persone il primo errore che commette qual è? Quello di lasciare nell'email di contatto, quindi in questa call to action cliccabile per farsi contattare, lascia la stessa mail di creazione dell'account. Ed è un errore gravissimo. Perché? Perché io da qui posso tranquillamente già accedere alla vostra mail, fare un recupero password e cercare di rubarvi la mail con all'interno i contenuti, con all'interno i dati del vostro account, quindi username, password, eccetera, eccetera. Quindi prima cosa da fare è andare su Modifica profilo. Ovviamente io la mia email di creazione l'ho tolta e qui troverete la email di creazione dell'account. Dovete andare su Opzioni di contatto e cambiare la mail, ok? Quindi questa mail deve essere diversa dalla mail di creazione in modo che nessuno possa ciullarvi l'account. E questo è il primo passo, d'accordo? Il secondo modo, la seconda precauzione da prendere è andare nelle impostazioni, privacy e sicurezza, autenticazione a due fattori, ok? In modo da far arrivare sia con un messaggio di testo sia con un codice sulla propria SIM telefonica. Appunto, un codice che quando voi fate il login del profilo vi dà l'accesso al profilo stesso. Vi arriva un codice, voi con quel codice sbloccate l'accesso e riuscite ad accedere. Se qualcuno appunto prova ad accedere al vostro profilo, arriverà a voi stessi il codice. Di conseguenza sapete se qualcuno sta cercando di hackerarvi l'account. Quindi sicuramente la doppia autenticazione è utile, ma anche una sola autenticazione è più che sufficiente. Però c'è sia quella da app che quella da SIM telefonica. Quindi ricapitolando, cambiate la mail di contatto che non deve coincidere con la mail di creazione dell'account e andate a mettere l'autenticazione a due fattori, o da app o con SIM telefonica o entrambi. Quindi queste sono le tre principali precauzioni da prendere per evitare che qualcuno possa rubarvi l'account. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia utile, vi sia piaciuto. Se avete dei dubbi e dei commenti, scrivetemeli sotto questo video e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo episodio della rubrica Instagram per principianti. Ciao a tutti e buon proseguimento di giornata.